Inizierei subito dal CEO di Line, Mr. Sigalas, uh, from your perspective, uh, what can you tell us about the history of the ports of Brindisi as a gateway to Italy? Uh, Brindisi, uh, since many years ago during the Roman Empire, uh, was selected as the port that would uh, connect. The central, central Rome, uh, with Brindisi first, and then through Brindisi with all the Mediterranean and East Mediterranean regions. So, uh, Appia uh, Avenue was uh, constructed, 500 kilometers, and uh, Brindisi became uh, an important, due to its uh, strategical position. And also, due, it became a maritime crossroad in these years. Uh, going further, uh, in, uh, and Brindisi was used in order to uh, transfer all goods and troops at that time. Uh, so, uh, going further, in 1960, there was an agreement between the Italian and the Greek government in order to launch ships, each uh, country one ship. And Brindisi was again selected uh, to connect uh, Italy with uh, uh, Greece, with Igumenitsa and Patras. And uh, they agreed that uh, Brindisi will be the port, Brindisi will be the gate. And one ship was uh, called Appia, and the other one was called Ignatia. Like uh, the one, uh, the, you know, the connection between uh, the two. Parts of the Roman Empire, as before, uh, the Appia Avenue and the Ignatia Avenue that was continuing from Greece and Epirus to Byzantium. Let's say, so uh, that is, uh, let's say, in uh, brief, the history. And nowadays, thanks to Grimaldi' presence in Brindisi, Brindisi became, becomes again a very key hub for all transportation. To Europe and Italy and to Greece, Balkan and Turkey. Maria, prima di lasciarti la possibilità di fare la domanda al prossimo interlocutore, permettimi di ringraziarlo. Si tratta di Nunzio Savarese, responsabile operativo e commerciale della linea Grescia Grimaldi di Grimaldi Group. Eh, io ho rubato la, la parola a Maria perché ci tengo particolarmente. Se questo evento sta andando in maniera così straordinaria, caro Nunzio, è merito del coordinamento che stai facendo con uno straordinario team che ti ha affiancato. Quindi tanti complimenti, ci tenevo a farli pubblicamente. Prego Maria. Allora, Nunzio. Naturalmente tu sei nel gruppo da, da tantissimi anni e allora ci vuoi raccontare come è? è sbocciato l'amore e l'interesse del gruppo Grimaldi per il porto di Brindisi? Innanzitutto salve a tutti. Racconto diciamo, un aneddoto particolare però è giusto farlo. Uh, il dottor Guido Grimaldi ritorna da un viaggio in aereo dalla Corea, mi convoca nel suo ufficio e mi dice noi settimana prossima iniziamo il collegamento Brindisi-Grecia. Da lì nasce la storia, quindi insomma da lì poi siamo partiti e devo essere onesto, all'inizio non è stato facile, ma per il semplice motivo che anche il mercato era un po' scettico nel collegamento Bindisi-Grecia, perché venivano da esperienze precedenti dove parecchie iniziative erano, passami il termine, fallite per, per diversi motivi. Quindi anche il mercato ci continuava a dire quando veniva approcciato da noi che... La linea non era l'ideale, Brindisi non è il porto ideale per la Grecia, ma noi, eh, la cui caratteristica principale è la eh, testardaggine, siamo caparbi, siamo abbastanza competitivi, ci abbiamo creduto. Però per raggiungere questi risultati abbiamo creato qualcosa di nuovo, in gergo diciamo abbiamo creato il mercato. Perché ti dico questo? Perché nel 2012 tra Brindisi e la Grecia venivano movimentati circa 20.000 camion all'anno. Oggi vengono movimentati più di 150.000 camion dopo dieci anni. Facevo due calcoli. In dieci anni abbiamo movimentato più di un milione di camion come Grimaldi tra Brindisi e la Grecia. Questo è stato frutto di cosa? A differenza del passato. Di stabilità. Noi abbiamo dato quella stabilità che mancava. Per lo più prima di Grimaldi, prima di un armatore italiano tra Italia e Grecia c'erano servizi per lo più stagionali. La stabilità che cosa ha creato? Ha creato la fiducia. Del mercato, fiducia nel cliente, negli imprenditori. La fiducia ha generato investimenti, gli investimenti che poi abbiamo fatto noi, hanno fatto i nostri partner commerciali che sono qui e che ringrazio perché anche grazie a loro, soprattutto grazie a loro, se stiamo oggi scrivendo un'altra pagina di questo libro, perché si potrebbe scrivere un libro assolutamente, merita, merita un applauso perché. Eh, Nunzio Savarese, ripeto, ha, eh, contribuisce ogni giorno concretamente, operativamente, allo sviluppo di eh, questi traffici e alla crescita del gruppo. Però consentitemi di passare alla dottoressa Francesca Marino, responsabile di un settore molto delicato, che è quello dei passeggeri. Se Nunzio Savarese ha a che fare con il mondo dell'imprenditoria, lei ha a che fare tutti i giorni con un settore eh, particolarmente significativo e sul quale... Uh, il gruppo Grimaldi sta investendo tantissimo e proprio con la crescita e il potenziamento di questa linea. Io le chiedo quali sono gli elementi di sviluppo dal punto di vista turistico da e per queste aree geografiche? Allora, intanto io ringrazio, facciamo i ringraziamenti per chi abbiamo portato a bordo e oggi vanno ringraziati gli operatori turistici che vi posso garantire sono tanti, le agenzie specializzate nel turismo che sono altrettanto numerose e quei ragazzi che sono seduti lì che sono nostri diretti clienti. Quindi noi siamo contenti di aver portato a bordo scuole, dirigenti scolastici e professori che hanno accolto questo invito con grande entusiasmo. Ci siamo stati molto addosso. Sapevamo che ci teneva, il dottor Guido ci teneva tanto, ma dovevamo dare un segnale anche a Brindisi che la nostra presenza è forte e hanno risposto numerosi, quindi grazie. Eh, la fine della pandemia ha segnato il, diciamo, la, ripart la ripartenza delle, dei viaggi internazionali e quindi la Grecia è tornata finalmente protagonista. È un ritorno perché la Grecia è sempre e da tanto, e dal 2012, protagonista delle nostre, anche delle nostre linee passeggeri eh, e oggi torna in maniera insomma, importante e significativa. E questo potenziamento di, con una seconda nave e con una partenza notturna da Brindisi dà molta forza al settore passeggeri. Ehm, perché? Perché con un patrasso di bassa stagione avremo la possibilità di ritornare a promuovere i nostri programmi, soprattutto nelle scuole che utilizzano patrasso per il tour della Grecia classica. E. e... Patrasso sarà il porto utilizzato anche dagli operatori greci. Anche, anche questi sono oggi presenti qui e ringraziamo. Thank you very much. Perché anche loro credono nella, nella destinazione. E come noi italiani utilizziamo Patrasso per portare gli studenti a destinazione, altrettanto lo fanno loro per portarli in Italia. Cruise Europa, ne hanno, eh, Europa Palace, ne hanno parlato. Cruise Europa nel cervello. Livorno, Olbia. Competition, certo. eh, l'Europa Palace è una bellissima nave, eh, una nave che ha una grande capacità di trasporto. Sottolineiamo anche l'importanza dei servizi di bordo. Eh, ci darà sicuramente soddisfazione. Puntiamo su questa nave appunto nel periodo di bassa stagione per i viaggi di istruzione. E in estate sulla destinazione Corfù, una destinazione eh, turistica particolarmente. Amata e uh, utilizzata non solo dal popolo brindisino, ma insomma come, uh, come destinazione per tutto il Centro Sud. Noi su Brindisi puntiamo sicuramente sulla Puglia, ma su tutto il Centro Sud: per noi è un porto importante. Abbiamo quindi sicuramente la forza di Corfù nel periodo estivo, eh, con tre partenze nel weekend, e quindi sicuramente i tour operator così come il mercato diretto avrà la possibilità di programmare bene le proprie vacanze. Um, è importante ricordare che Corfu um, verrà servita per un periodo più lungo, da giugno a settembre. Ognuno di noi sa bene che la, le, la stagione estiva e turistica si è allungata, grazie a Dio, quindi non c'è più la concentrazione solo nelle settimane di agosto, quindi noi serviremo un mercato con una programmazione più ampia di partenze. E poi mi piace ricordare che ehm, abbiamo inserito delle partenze extra per servire eh, e, mh, e per assecondare la richiesta di chi si muove per la Pasqua Ortodossa, quindi eh, avremo delle partenze ad hoc eh, come per realizzare la regata Brindisi Grecia. 11 giugno si avrà la regata Brindisi, Brindisi appunto Grecia, Brindisi corfù spero vivamente che ci siano gli organizzatori che abbiamo che abbiamo invitato e siamo partner preferito per, questa, diciamo, per questo evento. Eh, ce la mettiamo tutta, non possiamo perdere, possiamo soltanto fare bene. Noi decidiamo poco, noi della parte turistica decidiamo poco di tutto ciò che accade, ci danno dei challenge e noi li, li cogliamo. Guido ogni tanto dice ti piace questa cosa? Perfetta, <ride> <ride> non può non piacermi. Noi, noi proviamo a rendere e a realizzare. Vabbè, poi fanno anche cose buone, eh voglio certo. dire, insomma, non è che è un continuo fermento, quindi tutto quello che eh, ci danno da, diciamo, su cui lavorare, noi lo accogliamo con grande spirito insomma, di entusiasmo. Siamo contenti. Certo, il fermento, grazie, il fermento porta vita. E allora, Roberto Colicchio è il vicecomandante di armamento per Naviro Pax del gruppo Grimaldi. Che valore ha oggi, secondo lei, andare per mare? Ragazzi, ascoltate bene. Beh, oggi, eh, vabbè, come sempre, andare per mare comunque significa tante cose. Vivere grandi emozioni, visitare nuovi posti, nuovi porti, avere la possibilità di crescere personalmente e professionalmente. E sappiamo che comunque il mare ha sempre avuto un forte potere evocativo sulle persone e non solo, comunque è comunque il posto di lavoro di tante, di migliaia di persone. E il cluster marittimo offre molti sbocchi professionali e dà comunque opportunità, grandi opportunità di crescita e di guadagno. Vivere a bordo significa far parte di una grande famiglia una grandissima famiglia, io praticamente paragono sempre eh, l'equipaggio a una, una grande catena con davanti un'ancora dove diciamo, l'ancora è rappresentata appunto dal comandante e poi così via, ogni maglia è un membro dell'equipaggio perché comunque ognuno dà il proprio contributo e ripeto è una forte emozione, tutti lavorano per lo stesso scopo in maniera sinergica. Eh, per portare questa nave dal punto A al punto B eh, e garantire sempre ottimi risultati. Complimenti, complimenti comandante. Allora io passerei la parola a Giuseppe Danesi, vicepresidente di Confindustria Brindisi, a lei alla Delega al Mare, presidente del distretto della Nautica Puglia. Lei ha tanti ragazzi davanti. Per eh, mh, avere questa linea, questo potenziamento, eh, come dire, mh, serve anche una burocrazia efficiente del personale qualificato. Lei eh, lo so che è una domanda aperta, molto importante, ma quali prospettive intravede per questi ragazzi? Le prospettive sono tante. Chiaramente in, uh, imbarcarsi eh, a bordo di una nave o intraprendere la vita marinara cosiddetta non è semplice, non l'ha mai stato. In questo periodo abbiamo problemi di burocrazia sia sulle navi passeggere ma sia anche sull'imbarcazione di porto, che ci sono chiaramente anche le imbarcazioni superate dai 24 metri. 24 mila che sono navi da diporto, per cui anche lì ci sono problemi con equipaggi che non fanno parte dell'Unione Europea a, imbarcare, a essere imbarcati su imbarcazione bandiera italiana eh, nei porti italiani, devono seguire una burocrazia complicata, cosa che invece nelle altre nazioni non c'è. Quindi per farla breve, una, un uh, marinaio croato per dire, può imbarcarsi molto più facilmente. Su una barca di deporto italiana piuttosto che un italiano stesso. Per cui questo è un problema dove le associazioni di categoria, Confindustria e tutte le associazioni che si occupano di questo problema stanno lavorando col governo per cercare di eh, sburocratizzare questa procedura. Ehm, volevo dire una cosa Bene. oltre alla sua domanda. Io oltre. I tanti complimenti che abbiamo fatto a Guido Grimaldi e al suo gruppo volevo fare un, un piccolissimo tuffo nella storia, ma non nella storia didattica, nella storia di che abbiamo vissuto noi. Cioè, ricordo quando oltre dieci anni fa il gruppo Grimaldi si è approcciato a Brindisi per la prima volta, grazie a Nunzio Savarese che ricordo incontrammo in Camera di Commercio per la prima volta. Al tempo io ero presidente della Commissione Porto Aeroporto. E logistica della, della Camera di Commercio. Ora noi parliamo di un gruppo che ha le, le rotte con la Grecia, sembra che tutto sia scontato. però io, insieme ad altri imprenditori, sappiamo cosa questo gruppo ha dovuto tra soffrire, nel senso buono per poter eh, instaurare e consolidare la prima rotta, non come adesso che ormai è una flotta con rotte consolidate. Ma le prime volte, eh, se il gruppo Climati si approcciò ad un porto, come ha detto prima Nuzio Savarese, che probabilmente non era pronto a un'apertura globale di quel tipo, parliamo di dieci anni fa circa, vero Guido? Quindi non c'erano motivi contrari specifici, ma come tutte le cose nuove, talune a volte sono... Eh, si approcciano con tanta scetticità. Loro sono stati Gabarbi, Guido è stato Gabarbi, il suo staff, il suo team è stato Gabarbi, ha insistito e alla fine ha convinto non solo le autorità che già li abbracciavano in parte con uh, braccia aperte, ma anche noi imprenditori, tutto il cluster marittimo che in qualche modo... In un momento in cui si poteva pensare che il gruppo Grimaldi avesse preso il monopolio del porto, poi abbiamo capito che invece il gruppo Grimaldi era un'opportunità per il nostro porto. E se oggi il porto di Brindisi è conosciuto a livello internazionale, ormai il Mediterraneo è stato consolidato. Io direi che grazie al gruppo Grimaldi che è stato pioniere di questa scelta. Grazie, grazie, grazie mille, grazie, grazie mille per questo. E infatti, la paura del cambiamento è la prima causa che interrompe lo sviluppo. Fortunatamente siete stati appunto testardi, caparvi e ci siete riusciti. Allora, adesso passo la parola a Pierpaolo Miglietta. Lui è docente di economia ed estimo rurale dell'Università del Salento, nonché segretario provinciale di Azione. Asset e capitale umano pugliese. Secondo lei quali sono i punti di forza? E con i Balcani quali possono essere delle vie di cooperazione e di comunicazione? Ah, grazie innanzitutto per, per questo invito. Noi come Università del Salento siamo soci onorari di, di ALIS ormai da qualche anno, quindi condividiamo. Questo percorso con il dottor Grimaldi che appunto ringrazio per l'attenzione il nostro ateneo voglio sottolinearlo anche eh, con i saluti del magnifico rettore si chiama università del salento l'ateneo tra i due mari quindi la caratterizzazione diciamo territoriale l'abbiamo voluta inserire all'interno della denominazione del nostro corso quale occasione c'è per il capitale umano diciamo che il settore dei trasporti e del trasporto intermodale è diventato All'ordine del giorno. Io ieri ero eh, sostanzialmente a Bari ad un incontro sul programma Interreg eh, Italia-Croazia. E tra gli obiettivi specifici del programma Interreg Italia-Croazia, Croazia, che fa parte appunto delle rotte balcaniche, eh, c'erano tre, tre pilastri principali. Il primo pilastro la collaborazione interistituzionale, il secondo pilastro l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, il terzo pilastro era proprio il trasporto intermodale. Quindi questo per dire che i ragazzi che lavorano in questo settore si trovano nel posto giusto, al momento giusto e anche per sottolineare il fatto che Alice e il gruppo Grimaldi rappresentano tutte e tre queste fattispecie perché eh, noi l'abbiamo detto, l'ha detto Guido. Siamo maestri noi meridionali, nelle relazioni. E Alice, il cluster Alice, è proprio la rappresentazione concreta di cosa significa cooperazione interistituzionale. Grazie, grazie, grazie mille per, per queste sue affermazioni. Maria, devi sapere che Alice, oltre alle università, ha deciso di fare un'operazione molto interessante, quella di aggregare nel proprio cluster eh, tutti gli ITS. E quindi l'ITS Academy, aerospazio della Puglia. Il l'undicesimo ITS che ha deciso di aderire a questo progetto associativo. Abbiamo Giovanni Semeraro che insomma rappresenta l'ITS ai massimi livelli, anche Aeroporti di Puglia ha deciso di aderire ad Alice, quindi io chiedo a Giovanni Semeraro quanto l'integrazione verticale, e orizzontale tra due aree eh, come dire, di competenza che sembrano differenti, quella dell'aereo-marittimità del, e della marittimità possono in qualche modo cooperare con la Blue Economy e favorire uno sviluppo di questo territorio e soprattutto competenze trasversali. Sì, grazie, buongiorno. Eh, vengo subito alla, a quello che lei mi ha chiesto. Eh, innanzitutto dobbiamo considerare che eh, gli ETS, che sono, questo è il dodicesimo anno, che operano a livello regionale ma anche a livello nazionale, Coprono soprattutto nella regione Puglia tutte le aree tecnologiche. L'ITS Aerospazio Puglia rientra nell'area tecnologica della mobilità sostenibile e nella mobilità sostenibile viene declin vengono declinati gli ambiti. In questi ambiti, noi ci ricollochiamo soprattutto nel secondo ambito, che è, che è appunto produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e o infrastrutture. Di conseguenza, quando parliamo di mezzi di trasporto, noi operiamo non solo nel settore dell'aerospazio, ma anche in quello del settore della nautica e anche in qualsiasi altro settore del trasporto. Eh, qui c'è il presidente eh, danese con il quale abbiamo attivato un percorso proprio nell'ambito della nautica, quindi abbiamo dei, dei trascorsi in questo senso. Ci caratterizza chiaramente quello dell'aerospazio perché? Perché quando siamo nati nel lontano, ma non troppo lontano, diciamo, io ero un po' più giovane, ho, ho svolto il ruolo di presidente per quasi un lustro. Eh, nel luglio del 2010 siamo partiti come ITS Aerospazio proprio la caratterizzazione uno dei primissimi ITS perché? perché Brindisi è un distretto importante non da adesso ma da più di 50 anni nell'ambito dell'aerospazio è uno dei cluster importanti insieme a quello della, della Campania e del Piemonte però noi abbiamo come aspetto che ci lega quello, della, quello che diceva il Presidente Uh, Grimaldi che io ringrazio per l'invito ma anche e soprattutto per quello che sta facendo come Presidente di Alice. Noi siamo arrivati, come diceva uh, giustamente poco fa, siamo entrati non più di un mese fa in Alice grazie al, uh, all'opera che ha fatto il nostro Presidente, il Professor Figarella e quindi, come diceva il Presidente Grimaldi, noi abbiamo quello che è un aspetto importante che ci lega, lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità ambientale. E non a caso, quando siamo partiti come ITS Aerospazio, noi abbiamo avviato i primi percorsi. Abbiamo formato e diplomato i primi nostri corsisti nell'ambito del settore dello spazio per un progetto importante che va nell'ambito del discorso sia della sostenibilità, sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e territoriale. Cioè, noi abbiamo all'interno del nostro ITS uno dei player importanti a livello mondiale che è oggi Leonardo ieri Alenia Quindi abbiamo lavorato e dato tantissima manodopera, ma qualificata, in quello che è stata la realizzazione del 787. Quindi territorio, abbiamo creato opportunità per tantissimi nostri ragazzi, tantissimi nostri ragazzi, di rimanere nel territorio. Ma non solo in questo indirizzo, ma poi abbiamo fatto anche di altre... Uh, proposte che hanno formato giovani importanti per andare a soddisfare quella che è la richiesta delle risorse umane, chiaro. quella a cui faceva sempre riferimento il Presidente, perché noi abbiamo bisogno, e qua ci sono tantissimi giovani, che dobbiamo formare perché abbiamo la possibilità in tutti i settori, ma soprattutto in quello dell'aerospazio, nel settore navale, di poterli utilizzare a, al meglio per le loro professionalità. Grazie, grazie davvero. E allora, adesso iniziamo eh, questo secondo giro di domande. Così come per il primo panel, vi chiediamo grande sintesi. Um, Mr. Sigalas how important is this maritime line for the Greek economy? According to your opinion, of course. As I said before, uh, Brindisi, due to its strategical position it becomes nowadays. the shortest distance between italy and greece. therefore, it offers a quick trip always. that, uh, thanks to grimaldi presence here and to the ships that are uh, uh, located in, in brindisi, it, uh, it can be. A, a f a, a, it offers frequent and dense sailings every day, big number. that means big availability in all periods almost all departures and that gives the chance uh, to the transporters uh, to uh, follow a functional and flexible way in order to uh, increase the volumes and uh, brindisi helps on that because it is it becomes a very sustainable and cost effective solution and i believe that in comparison with the service of grimaldi in bari the daily service, rural service, it can help a lot the uh, exports of Greece, not only of Greece but also of Balkan, Turkey, to all destinations in Italy but also in Europe. Thank you so much. Miss. Nunzio, prima hai parlato di addirittura un milione di camion, è un numero impressionante, un numero che va sottolineato e messo in evidenza. Tu ogni giorno lavori per... Sviluppare business in quest'area del, del paese, in quest'area del Mediterraneo. Eh, la domanda è molto semplice da speculare rispetto a quella fatta a uh, Mr. Sigalas. Quanto è importante lo sviluppo di una linea per, uh, co come questa per il tessuto imprenditoriale italiano? Sì, allora uh, inizio col dire che prima abbiamo sentito diverse volte la parola uh, ponte, ok? Uh, inteso come una vera e propria infrastruttura che collega magari due sponde. Io devo dire che tra due sponde, in questo caso tra Brindisi e la Grecia, il vero ponte lo fanno le navi. Assolutamente sì. Perché poi il concetto di ponte è un concetto diciamo, di, eh, che deve essere eh, diciamo, quello del, di un collegamento vero e proprio tra due sponde. Quindi in questo caso Grimaldi è il ponte tra l'Italia, in questo caso Brindisi, e la, eh, diciamo, la sponda greca. Per dare un'idea, noi oggi muoviamo, possiamo muovere con 28 partenze settimanali con due navi, più di 4.000 camion a settimana. Quindi siamo un ponte che può trasportare 4.000 camion a settimana tra i due paesi. Senza il rischio che cada. Senza il rischio <ride> che cada anche. Detto ciò, noi che cosa, che cosa, diciamo qual è il concetto base che esprimiamo ogni volta che facciamo presente questa linea e la tra virgolette vendiamo al mercato? Prima di noi. Il concetto di un camion era quello di partire dalla Grecia e circunnavigare via Serba e via Slovenia, l'Italia e la Francia per poi arrivare in Spagna e in Portogallo, quindi fare migliaia e migliaia di chilometri. Noi non abbiamo fatto altro che creare una linea retta, abbiamo tagliato certo. grande, questo grande ferro di cavallo, ci siamo messi in mezzo, abbiamo risparm fatto risparmiare alle aziende chilometri, usura dei mezzi, la possibilità di avere un solo driver, non due driver a bordo. Questo in che cosa si traduce? In risparmio di costi. Risparmio di costi vuol dire un trasporto più efficiente che può essere più competitivo. Questo che cosa ha portato? Il trasporto più competitivo, prodotto finale, più competitivo per i consumatori finali. Questo che cosa ha comportato a sua volta? Un maggiore e migliore import-export delle aziende italiane e greche, e non solo greche, anche insomma, tutta l'area balcanica, che si parlava di Turchia. Noi oggi muoviamo più di mille camion settimanali tra Turchia Spagna e Turchia e Italia. Quindi, diciamo, il concetto fondamentale che ribadisco è che noi abbiamo bisogno di, del supporto dei nostri partner per far sì che questo ponte non cada, ma accresca i propri traffici e i propri flussi. Quindi, insomma, grazie a loro. Non so prima di passare la parola agli altri, ma sei sì. soddisfatto di vedere questa platea? Io sono, io sono soddisfatto e anche molto emozionato perché insomma si tratta. Grande. Complimenti. Grande, bravo. E allora, dottoressa Marino, questa nuova linea sicuramente creerà, genererà grande occupazione, maggiore occupazione, soprattutto in un eh, territorio così fortemente preoccupato rispetto a queste tematiche. Eppure, bisogna fronteggiare un'emergenza, una grave carenza di figure professionali a bordo, che è un problema generalizzato che sta diventando un po' il problema sistemico di tutto il Paese Italia. Quali sono secondo lei le eh, progettualità sulle quali bisogna lavorare per affrontare immediatamente queste questioni? Beh, noi eh, appunto guardandovi intorno vedrete, abbiamo detto vedrete scuole, studenti, lì ci sono ragazzi in divisa che sono appunto ragazzi dell'istituto alberghiero, ci sono docenti, cioè, ci sono presidi, ci sono operatori del turismo scolastico che noi abbiamo voluto fortemente a bordo delle nostre navi perché eh, abbiamo dei progetti eh, dedicati al mondo della scuola, rientrano in questo grande contenitore che si chiama Grimaldi Educa, è un progetto che nasce un po' di tempo fa e che eh, contiene tutte le iniziative che il gruppo Grimaldi ha messo in campo per il mondo della scuola. Uh, abbiamo un protocollo di intesa col Ministero del, dell'Istruzione, scaduto in fase di rinnovo, insomma il, il cambio governo ci ha rallentato un po' le procedure, ma siamo addirittura d'arrivo. In questo progetto noi um, offriamo quello che Grimaldi può essere come partner per il mondo della scuola, um, può, può formare, uh, può dare uh, un'idea ai ragazzi che stanno uh, decidendo cosa fare nel, nella vita quali possono essere le professioni e anche capire se il mare può essere il lavoro del domani perché talvolta i ragazzi salgono a bordo e hanno mal di mare e quindi devono, certo. capiscono che anche se frequentano un istituto nautico che hanno scelto quella carriera in realtà non lo possono fare. Noi diamo la possibilità con questi percorsi formativi appunto certo. e, e secondo me diamo una chiave che apre una porta una porta che gli consente di entrare in un mondo del lavoro di cui spesso loro non hanno proprio conoscenza, eh, non sanno quali sono le professioni, non sanno quanto può essere remunerativo poter eh, lavorare eh, su una nave e, e scegliere la nave come, come carriera. E poi apriamo un po' la porta a quello che il comandante Colicchio, come vice comandante di armamento, riesce a fare. Quindi facciamo come si fa con i collegamenti a scuola. Quando parli di un argomento e ti aggancia a un altro, secondo me può essere utile dare, chiedere a lui l'approfondimento su quello che noi diciamo apriamo le porte, Ma... loro entrano <ride> e raccontano nella maniera più giusta possibile. La, la dottoressa Marino mi dà un, un la, insomma mi dà una sponda, perché. Quando il presidente Guido Grimaldi indossa il cappello di Alice ci dice che noi dobbiamo lavorare per rendere maggiormente attrattivo questo settore, ma utilizza un termine, questo settore deve essere sexy. Comandante Colicchio, eh, quanto è importante la formazione e cosa state facendo per renderlo più sexy questo settore? Mancano ottonai, cuochi, camerieri, esatto. eppure il gruppo Grimaldi mette sul piatto della bilancia delle proposte che sono assolutamente interessanti. Esatto, diciamo, diciamo che la formazione è, comunque è, è un ingrediente indispensabile eh, sia per la crescita personale che anche per il raggiungimento di target aziendali. In effetti, eh, se consideriamo che eh, il, il mondo dello shipping oggi è un, un pilastro portante, penso, dell'economia mondiale. Io credo che uh, un'attenzione particolare a quella che cioè va dedicata un'attenzione particolare a quello che è diciamo uh, l'innovazione tecnologica uh, un rafforzamento della sicurezza della navigazione, sicuramente, e un'attenzione particolare anche alla tutela, appunto, dell'ambiente marino. Uh, quindi questo può avvenire solo attraverso figure uh, professionali altamente qualificate. Eh, Ma è vero che è andate struite. addirittura a prenderli quando sono esatto. giovanissimi, scuole medie, abbiamo, eh, inizi delle scuole superiori? È assolutamente, vero che... al, quarto anno, al quarto anno già presentiamo questo mondo, questo lavoro, abbiamo giorno 29 novembre, il primo dicembre abbiamo avuto degli eventi a Napoli su una delle nostre grandi navi, eh, cruise eh, ausonia e questi ragazzi insomma si sono dimostrati poi motivati ha fatto molto piacere loro quindi oggi dicevo uh, a garanzia appunto di queste, di queste cose importanti qual è la sicurezza della navigazione ripeto la tutela dell'ambiente uh, poniamo proprio il nostro personale formato ok? Eh, quindi sono proprio loro a doversi occupare eh, di, di garantire queste, diciamo, queste cose così importanti. Grazie. Grazie. Allora, eh, vicepresidente Danese, eh, parliamo del PNRR perché per il sud è un'occasione sicuramente irripetibile, bisogna correre per eh, cercare di eliminare o comunque ridurre significativamente diversi gap. Lei crede che la struttura tecnica degli enti locali possa essere all'altezza di questa situazione? Quali proposte, come Confindustria, avanzate in tal senso? Prima di pranzo, e questa una è l'esempio stanza. Sì, <ride> stavo <ride> guardando nella platea, veloce, eh, veloce. No, per vedere se c'è il Sindaco e il Presidente. Non ci sono a posto, posso andati. parlare. Eh, no, il tema è questo, chiaramente il PNRR PNR è un'importante opportunità, nessuno se lo aspettava prima, subentrata... Dopo questo disastro mondiale che ci ha coinvolto, è chiaro che è una possibilità che non bisogna farsi sfuggire. Come tutti sappiamo, in Italia le tematiche principali, le problematiche principali per poter sfruttare questo tema sono proprio la burocrazia, no? e quel è quello il problema. Vediamo rispetto ad altri paesi dove questo tipo di strumenti sono molto più fluidi e molto più lineari perché hanno una burocrazia molto più leggera e chiaramente da noi questo è un problema immagino che non mi darete più la parola quindi dopo questo short Siamo speech qui, io voglio chiudere il mio intervento con gli auguri al gruppo e a Guido e a tutto il team due tipi di auguri Guido il primo è quello marinaresco quindi vento in poppa, mare di poppa condi meteo favorevoli quello è quello marinaresco e poi un augurio confindustriale da imprenditore che è quello per cui tutto questo avete messo in piedi e quindi io ti auguro un aumento esponenziale del vostro fatturato. <ride> Arriviamo a... agli elementi pratici. Per Paolo Miglietta siamo veramente in chiusura, veramente le ragioni rapidamente che vi hanno indotto ad aderire al progetto Alice ad essere qui con noi. Sì, diciamo come poc'anzi dicevo, è un'occasione veramente di contaminazione tra il mondo dell'impresa e quello dell'Accademia a noi viene spesso contestato il fatto di essere distanti no? dal mondo reale, dal mondo della concretezza, del pragmatismo e grazie anche agli eventi di Alice poc'anzi c'era il video con l'Expo a cui noi abbiamo partecipato in piccolo per la prima Dovete edizione ma adesso. che riparteciperemo. Eh, eh. <ride> riparteciperemo con più vigore perché organizzeremo una sessione dedicata diciamo, dell'Accademia all'interno dell'evento quindi questo eh, avvicinamento eh, grazie a Guido stiamo assottigliando quella distanza che da sempre ci ha contraddistinto grazie, purtroppo grazie davvero grazie allora professor Semeraro a lei la gioia di concludere come descriverebbe Alessandro Manzoni il sugo di tutta la storia qual è cosa state facendo quali sono i vostri attuali corsi e quali sono i profili che state formando veramente brevemente guardi io voglio concludere facendo anche un, un appello in questa direzione, anche per mettere insieme quello che si è detto delle varie sinergie, perché gli ITS rappresentano l'insieme di realtà varie dal mondo privato al mondo pubblico, aziende, università, enti locali e quant'altro. E voglio fare un riferimento al PNRR, dove alla missione 4 sono previsti un miliardo e mezzo per gli ITS perché nell'ambito dei quattro anni si vuole tendere a raddoppiare il numero dei corsi e a raddoppiare i diplomati, proprio perché c'è una grande necessità di figure formate, ma per formare le figure cosa occorrono soprattutto? Le aziende e i ragazzi da formare. Allora, il discorso che ho sentito po poco fa, no? quello di andare nelle scuole, cioè mettere insieme quelle che sono le opportunità che hanno le aziende proprio di creare questi raccordi con gli ITS diventa un aspetto fondamentale. E dico questo anche perché, e qui ci sono rappresentanti di Confindustria ma del mondo aziendale ad altissimi livelli, nella riforma che è stata approvata nel luglio ultimo scorso, la parte delle aziende è una parte fondamentale nello sviluppo prossimo futuro degli ITS. Sicuramente noi abbiamo come ITS e come tutti gli ITS che sono presenti sul nostro territorio, l'anno scorso sono stati avviati più di 40 corsi, quest'anno se ne prevede altrettanti anche in più, con tutti i profili che vanno a coprire tutte le, le aree tecnologiche, sono fondamentali, però necessitano di questi elementi fondamentali. E noi per questo motivo il rapporto con Alice e con tutte le aziende dei vari settori che ci possono venire incontro a noi come ITS Aerospazio, ma tutti gli ITS che sono presenti sul territorio Puglia e Sistema Nazionale. Grazie, 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 grazie professore. Mille. Io volevo ringraziarti perché è stato un piacere condividere il palco con te, un applauso Ringra... a Maria Di Filippo, grazie Ringrazio Presidente. Io.